Eccoci qua ragazzi, buonasera, bentrovati, scusate il ritardissimo, lo so, ho un'oretta e qualcosa di ritardo, ma ho deciso di aspettare Shield per poter portare il nuovo gioco che poi faremo nel Variety, nella, diciamo, rubrica Variety, ovvero Resident Evil 5 in cooperativa. Vi preannuncio, raga, che Resident Evil 5 probabilmente lo finiremo in maniera molto molto easy. Anzitutto perché io ho tutte le armi infinite, con i colpi infiniti, quindi andrò avanti a suon di revolverate nelle chiocche dei nemici, perché uno, l'ho finito centinaia di volte, è un gioco vecchio e non c'è bisogno di approfondirlo più di tanto. Va bene anche ogni tanto fare un video del genere dove uno mette delle modification, si chiamano modification, però per renderla più interessante come cosa metterò la difficoltà Vivia Cheaterman. No, non è una cosa da cheater, è praticamente te lo permette di fare il gioco come vedrete, però vedrete poi nella schermata, te lo permette di fare il gioco quando l'hai finito, anche a difficoltà massima, con le tue sole forze, ti dà robe aggiuntive. Quindi lo finiremo così. Metterò però la difficoltà veterano, perché altrimenti diventa un video di 2 minuti e finiamo Resident Evil 5. Così, poi oltretutto aiuterò anche a Shield a prendere determinati gradi tipo S, eccetera. Nonostante mi pare che tu abbia detto di averlo già finito, non mi ricordo, però mi hai detto che tutte queste cose infinite, eccetera, non ce l'hai. Ho sbloccato anche l'arco, tutte queste cose qua, perché l'ho approfondito per intero. Quindi, se volete seguirmi, innanzitutto andate nel link in descrizione, come sempre. C'è il mio canale Twitch, trovate anche i miei social e metodi per supportarmi. Questo sempre se vi va, non sto obbligando nessuno a farlo. Se volete giocare con me, anche se ormai Shield si è preso il mio cuore, probabilmente quest'estate quest'estate Shield ti obbligherò a comprare qualche gioco. Ce ne ho già uno in mente che poi ti dirò dopo, appena entro in Discord. Perché almeno a me personalmente mi piace giocare con lui. Era uno dei miei obiettivi del canale, diciamo, implementare questa cosa. Voglio succhiare la barba di Sector. Ciao i Fappers, mi dispiace, anche se tu fossi una donna, non rientra proprio nelle mie corde una cosa del genere. Quindi ti dico, per me no. Fuori dal cuore del mio vivi. Che senso fuori dal cuore del mio vivi? Comunque io sono in... Eccomi qua, scelto. Ben ritrovato. Buonasera. Il gioco a cui mi stavo riferendo, Shield, che spero sconteranno almeno nei prossimi sconti estivi, si chiama Inversion. È un gioco che ho già finito e che quando uscì personalmente l'ho ritenuto abbastanza innovativo, perlomeno nel genere in cui si è presentato e proposto. Tra che solo per scherzare, lo so, fa per scherzo, però comunque per me no, nel dubbio per me no, per me sempre no. Ma anche se fossi una donna, ti ripeto, perché sai com'è, mi piacciono le donne, anche se fossi una donna non è che La barba è sacra. mi farebbe... No, no, non è perché è sacra la barba, perché è proprio una cosa che non ritengo... Boh, mi fa strano, ecco, non... mi farebbe strano, non per altro. Comunque io sto avviando il gioco. Sono 74 anni che non avvio un Resident Evil. Fa? 40 anni che non avvio un Resident Evil. Allora, avvio il gioco. L'ho fatto in coop questo assieme al mio amico.
Sia il 5 che il 6, poi boh, questo finì. li ho finito in tutti i modi possibili. Infatti, c'ho quasi tutte S. C'ho l'arco, pure l'arco infinito, che mi ricordo per prenderlo bisogna fare determinate cose. Quindi, allora, inizia gioco. Allora, aspetta per fare la cooperativa. Selezione Senza esclusa, loro class capitolo. corretto. Lascio il Capitolo setup 1. definito. Piotta veterano. Chris, perché il signor Shield ha perso una scommessa, perché ci siamo Bastardo. sfidati a duello e lui ha perso. Aspetta, fammi sì, ho spostato tutti gli oggetti da Chris a Shiva, Vabbè, come ma dovrebbe tanto essere da puoi farlo classe. all'inizio qua, mo ti Ho invidio. già fatto, ma così partiamo dritti spediti. Invita a giocare, ecco qua. My God, we are starting again. Dicevo, Shield, abbiamo fatto una scommessa e lui l'ha persa perché dovevamo decidere chi Ci usare. siamo sfidati a Io duello. no, non avevo problemi ad usare Shiva, però l'ho sfidato, ha perso, quindi. Ah! Guarda, a me basta solo quella. Io c'ho tutto, shotgun, Poi vesti. capirei perché. Ah, guarda, proprio per sicurezza, guarda. Almeno le vesti te le dovresti mettere. No, no, guarda, proprio per sicurezza. Mi metto questa proprio perché più avanti incontreremo quelli là che sparano e mi rompono le Magari palle. me ne tolgo anche una perché forse è un po' troppo così. Giusto uno di questi proprio per. Guardalo quanto fai lo sgargio vivi. Pronti. Quando. Comunque, poi c'è un problema che mi ha afflitto da sempre, che sono i quick time. Godiamoci la presentation. Yes. Che bello riconoscere già chi è quella incappucciata. Però shh, non diciamo niente, magari qualcuno ancora non lo sa. Bernini! Captain Deschat here. We secured the underground route to the coordinates. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of Probabilmente in power questo throughout gioco the region. dureranno di più i filmati che l'azione, perché gli spappoli. Tu sei troppo pro-vivi. Io mi limiterò a farmi uccidere, a rallentare la cosa. Tu guarda, se non vuoi perire, mettiti dietro di me. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. Shiva! What are you doing, Shiva? Your reputation is a pistol. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. Però potevo metterlo l'arco per pariare, eh. Almeno. Dopo lo metto, a livello dopo lo metto. Sì. Ancora lì. You okay? Ricordi il Vietnam? Yeah, sorry.
Anzi, per capire questa cosa della tomba di Jill Valentine bisogna fare... Tu hai la Gold Edition su Steam? Del 5? Sì. No, quello standard. Praticamente lo spiegano nel DLC del 5. Però so che così, tutto il resto, andando avanti nella storia... Si capisce un po' il perché, eh. Però nel 5 ti spiegano proprio per bene quello. You don't have to get touchy. Let's go. Ma invece il doppiaggio del 6? There is one thing I do know. Non me lo ricordo bene, perché l'ho finito una volta. Cioè, è fatto bene, però secondo me ho voluto lasciare così com'è la voce originale e sottotitolo in italiano. Ah, se non sbaglio l'ho fatto tutto italiano, quello se non sbaglio è completo italiano, vero? Sì, però il 6 è tutto in italiano. Ma avevo messo il costume, che fine ha fatto? Oh, è vero, pure io mi dovrei... Come si mettevano i costumi? No, l'ho messo proprio... Forse per le modalità speciali, oltre alla storia. Guarda questo come lo menano, menano. Picchialo. Ok, come trovavo il compagno con Q. Mamma mia, mi diverto. Oh, qua sta una parte forte. Oh, fra, ma che stai guardando? Spacco le fai. Oh, a me, Guarda questo come ti guardo. Ci vediamo dopo, non ti preoccupare. Te la spacco la faccia. Aspetta, forse dopo che prendiamo le armi c'erano i costumi, no? Ah sì, esatto. Sì, infatti lì. A me ha fatto sempre ridere sta cosa, che prima c'è un vigente e poi spariscono tutti in un attimo. Vabbè, vi spiego in breve la storia. La solita roba, Chris viene mandato in questa regione dell'Africa ad indagare su alcuni... Perché fa parte della BSA, ad indagare appunto su alcuni fatti strani che stavano avvenendo qui. Questo è il contatto della BSA. Sentiamo che parla. You're both here. Come. Shiva è l'agente sul posto che... farà da parte gente nella locale sarebbe. Sì. E bisogna capire cosa sta succedendo qua, è la solita roba di Resident Evil, insomma. Sì, voi ci dicono che adesso che l'Umbrella è caduta ci sono le armi che erano per i terroristi. Si parla di un'altra azienda che poi scopriremo più avanti qual è il nome. Grab your weapons. The operation's already started. Ok. Allora, io abbia tutto. A me non ce l'ho. Come si faceva a vedere? Con E. E anche la pistola normale è infinita. Ah, boh, effettivamente. Il costume! C'ho il costume tipo di Halo, cioè. Ma l'hai preso quello? È l'unico che mi manca a me. What do you know about Uroboros? Uroboros è il parassita nuovo. Ci sta pure quello da metallaro, con tutte le spine. No, quello è da Mad Max, tipo. È tipo black metal. I Gorgoroth. Irving. Rotto in culo di Irving, ma rotti i coglioni quello, no? Mi sa, gli occhi aperti li devi tenere tu, poi capirete perché.
No, come va sono là? Come sono bodende, guarda, come sono bodende. Io invece sono sexy. Come si faceva? Chi è? Attacco col coltello, come si faceva? Dovevi avere il coltello impostato. Che senso il coltello impostato? Lo devi avere nell'inventario, nelle armi. Ma veramente? Ah, ecco. Sì. Lo equipaggi e poi premi per sparare. L'aveva cacciato. Ah, ecco qua, con lo spazio, tac, tac. Ok, scusate raga, non mi ricordavo bene i pulsanti. Non ci ricordiamo niente noi. Uè. Qua possiamo controllare, esamina. Puzza di lancio, deve essere via del calore, no? Secondo me deve essere per via di tutto, però vabbè. La porta per andarcene da qui è quella, però, eh. Sì. Aspetta, qua ci dovrebbe essere una piantina. No, un cazzo. Remember, we're a team. Whatever happens, we stick. Che fastidio girarsi in sto. Hai preso tutto? Sì, c'avevo già tutto. No, dico, hai preso tutti i cosi blu, tutto hai preso? Non tutti. Perché se non sbaglio io non li vedo più, perché mi pare che l'ho già rotti. Dovrebbe starcene uno lì dietro, là, sulla punta della casa. Mi pare. Boh, quelli del primo livello avevo presi tutti, mi sa. Una carogna di animale, forse serve forse per qualche cerimonia. Guarda che mi chiama Zadara. C'ho un po' di vita tolta, guarda. C'ho così. Perché non c'è la corazza. Ah no. No, non lo so, perché secondo me l'ultima volta che ci ho giocato l'ho lasciato con un po' di vita tolta. Allora ho posto rimedio. Che la sensibilità qua è veramente. Tu non hai spazio, vero? Ah? Non hai spazio, no, vero tu? Non ho più spazio, c'ho armi e tutto. Quindi se devi curare dovremmo farlo assieme. Come on! Come on! Madonna, quando giochi col bot che quello ogni poco fa come on, come on! Oi. Chris, come on! Ah. Ma io non avevo un'altra pistolona in mano, vabbè. Sono i filmati già renderizzati, fanno vedere altro. No, non ha appena iniziato Marco, l'ha già finito il gioco, però non ha tutto quello che c'ho io. Cioè, c'ho l'equipaggiamento da l'ho finito una volta e ne sono fiero. A me ho messo difficoltà veterano, giusto per renderla un po' più pepata la cosa, ma... Ok, ma ti sembra che sta bene? Scusami, ma che cazzo di domani? C'è una cosa che non ho mai sopportato di Resident Evil. Resident Evil, ma anche giochi horror in generale. Ma anche nei film horror, quando ci sta uno che palesemente sta per cadere qualcosa di brutto. Ma stai bene? Ma non lo vedi, no, che è lì che rantola, cazzo? Vuoi morire male? Dillo che vuoi morire male. Sì, incazzati, sì. Dica? Basta, non spreca colpo. Parli ancora? No, non parli. È stato too fast, vivi. Qua se non sbaglio si spaccava la TV. Cioè, se lui mi sento strano con i comandi di Resident Evil 5. Questi proiettili a me non mi servono, quindi. Metti il pistola. Ma allora, gioco? Premutoci per sbaglio e mi ha fatto fare tutt'altro. Marco, ma che tu ricordi? A Shield e vi abbiamo tutto bussato e quindi avrà la magnumone infinita e dai le soddisfazioni. Sì, infatti l'ha appena vista la... Oh, qua non scappare, Shield, non scappare. Che qua di solito nel gioco normale uno scappa. Non scappare, capito? Ma siamo vieni tutti. Vieni con me. Sì, ti dico anche perché bisogna ammazzare tutti. Mettiamoci qua. Fammi un piacere, coprimi a sinistra. Dal cancello stai dicendo? Dal recinto delle galline.
ammazza le galline. No, non sono su Counter Strike. Si possono ammazzare però. Lo so. Dove scappa? Oh. Comodo, eh? Sì. Una galilla mi ha fatto danno. Vendicati. Ecco qua. Non ti fa più danno. Ammazzati qualcuno tu. Sparagli in testa, però, eh. Così fai più punti. Ma mi sa che con lo shotgun devi farli più da vicino. Vabbè, te li faccio quando so più pochi, sennò quasi. Vai, 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 che ne fai 3 o 4 in una botta, vai, boom. Uè, Gummarolo. Questa cosa servirà più a te che a me, perché ti faccio vedere che bella cosa capiterà. Marco, ma io che ho già spaccato i cosi blu, mica riappaiono, no, eh? Perché i posti dei cosi, dei medaglioni blu, non mi ricordo più tutto. Ma tu qua normalmente non avresti mai potuto farlo. Non avresti mai potuto farlo. No, non appaiono, mi ricordavo bene. Vabbè, allora... Oh, acchiappa questo! Ti fa malissimo, scappa! Ah! Addirittura sprechi il coso per questi. Sì. Guardalo il motivo. Ancora vivo. Zitto. Cosa? Guarda questo coso. Questo. Se te lo vendi vale. Vale un botto, vale questo. The locals were hostile and we had to use force. We don't have any contingency plans for this situation, do we, Kirk? Roger on the locals, but your orders still stand. What does that mean? Capito? Sì. Vale un botto. Poi tra l'altro c'è pure un achievement di prendere tutte le pietre e se non... come si mette? Mi scordo sempre. Come si metteva? Alla E. Okay. Combina. C'è anche un achievement di prendere tutti i tesori. Mm. Un po', vuoi un po' di intestino? No, sto a posto così. Qui vendono il Periomus, una roba tipica. No, non si spaccano questi. Colpi pistola non mi serve. Soldi proprio perché. Oppure sì, aspetta. Io non, sta cosa qua non me la ricordo. Però vabbè. Puoi ammazzare anche il topolino se riesci. Che fine di merda, ragazzi. Una magnumata in corpo. Ovviamente l'avresti spappolato. Piantina, non mi serve. I colpi ti servono? No, pistola no. C'è fucile d'assalto e pompa. Ricordo ragazzi che stiamo giocando a difficoltà veterano. Ah, mo c'è quella parte lì. No? Wait a minute. That's the...
schifo! For what? For now to swear! Fa male? No, secondo me no. Ecco, più di Falco è questo. Non vedo l'ora di ammazzarlo. Infatti, per far smettere di arrivare i nemici, è buona cosa ammazzare subito quel cretino. Crepa. E non parlare. Sposto più. I mobili? Sì. Vabbè, sposta. Sapevi che nella frutta si trovava roba? No. Tutti i proiettili. Proiettili mitra, non mi serve niente. Aspetta, dobbiamo uscire qua però. No, aspettiamo che entrino. No, sto più ai proiettili. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ah, bastardo, ma quasi ucciso. No! Aiutami, aiutami! Arrivo! Ok. Entri qua dove sto io. Qua siamo bene. Deve arrivare il tizio che deve spaccare il cancello. Guarda, ma come si mette? Allora, mi scorda a prendere quei colpi. Sì, te li do io i colpi, te li do io. Che colpi ti serve? Quelli non sono colpi per il pompa? Sì. Mi servono quelli. Ti. Ho c'ho al fianco, grazie. Did you hear that, Sheva? Help's on the way. Dai, arriva il boy, no? Eccolo là. Dai, spacca il cancello, dai. Bravo. Bravo. E mo che boh. No. Oh. Ma come ti permetti? Ah, l'hai shottato così, easy? Che te pensi? Oh, guarda che c'ho il magnumone, c'ho. Lo so, però. Minchia. Giusto, perdonami che io sono abituato che in questo ambito sarei già dovuto scappare. Vabbè, qua questo qua lo dovevi fare con lo shotgun, mi pare che si trova in giro qua, il mitra. Più avanti si trova. No, qua è dove si trova la micro Uzi, tipo. Ecco quello, Febbo. Lo volevi fare tu da dietro, bastardo. Che boh. No, ma con la pistola mi sa che non gli faccio niente. Ci stava, diciamo, prima aver avuto quella difficoltà. Noi lo rendiamo un po' più pepato. Guarda con la pistola com'è. Azzo! Proprio mentre ricaricavo, bene. Vieni via da lì, vieni via. Una cosa che ho odiato del 5, che non sa camminare mentre spari o miri. Ma qua finivano i nemici, non mi ricordo, sai. Sai che credo di no?
un po' di azione. Pum! Sali, sali. Siamo più sicuri. Lo sai? Oddio! Dove sta la scala? Eccola. Siamo più sicuri qua. Mica! Minchia, la pistoletta pure gli spacca la testa. Ma non sprecarli col tuo, ah, li faccio io. Conservali per i mostri grossi i colpi. Dica. Dai, sto qua col coltellino. Minchia, gli ho spappolato la testa con un colpo. Dica. Con questo gli spa... gli voglio spaccare la testa questo. Ma si è potuto alzato, fanculo. Se scende? No, no, no. Vai a prendere. Ma per quanto non ti ha preso? Dai, fratello, arriva, fratello! Che botta blu. Mi ha sparato nella gamba. La pistola infinita non si ricarica nemmeno. Il microuzzis sta qua se non mi sbaglio. No, sta fuori. Allora si può prendere pure dopo. Basta di colpire la cosa. Occhio. Vai, spara, spara, buttali a terra. Ottimo. Ah, oh, bastardo! A te. Non ti permettere mai più di toccarmi. Ma hai visto come mi ha preso la dietro? Skull, Overaz. Overaz. Easy. Grado S, buono. Yeah. Allora, organizza. Mi acquisterò un po' di colpi. Tieni. Sì. No, no, io sono colpito al pompa. Questa pistola. Questa pistola con la E. Perché c'ha la E sopra? Ah, perché equipaggiato. Ora questa pistola qua, se non sbaglio, già ce l'ho. L'M29F. Infatti ce l'ho già. Allora, vendi. Vendi. No, no. Ciao Vivi Lox. I tesori, allora. Ma la tengo la granata incendiaria? Come? La granata incendiaria, me la tengo? Ma come vuoi fare tu? A me non tanto mi ho le munizioni incendiarie per lancio granate. Vedi quel gioiellino che abbiamo preso da ossa a quello? Sì, il topazio. Sì, venduto tutto. Aspetta, qual era quello? Il topazio? Sì. No, aspetta, questo mi sa. Topazio a goccia. No. Pii.
Pronti. Massimo, ciao Assosolinas. Yes, Resident Evil 5. Kirk, we owe you one. Lo sto facendo in coppa con il signor Shield qui presente. Ehi, hey, Shiva, ti piace il mio pistolone? Roger that. Ti piace il mio pistolone? Perché? Lo stiamo facendo a difficoltà veterano e personalmente per me la modificazione munizioni infinite. Perché io l'ho già finito in tutti i modi, in tutte le cose possibili. Infatti vi dicevo anche la veste speciale che sembra tipo quello di Halo. Proprio per farlo così easy, eccetera. Ma qua dove cacchio stava il mitra? Non c'era la valigia là fuori? No, io credo che era su un tetto. È finito il 6, non è ancora iniziato il 5. No, io mi ricordo che stava qua dietro. Tipo qua sopra. Comunque sopra ho visto che c'era un'erbetta. Forse conviene prenderla, sai? Dov'è? Boh, era tipo in questa zona. Ah, ho capito, di là. C'è ancora, come vedi? No, non c'è più. Annaggia. Allora, qua sopra. Ma no, mi sa che le hanno tolte le cose qua. Ok, le hanno tolte, non ci sta più niente. Hanno tolto tutto, ce ne dobbiamo andare solamente. Ciao Bighe! Ciao Bighe! Però Asso, diciamo che se hai finito il 6, il 6 un po' si ricollega alla storia. Qua sotto c'è un diamante se ti interessa. No, mi attacchi però. Che fa? I tacchi, si sono sporcati. Il diamante doveva che stava dall'altra parte, mi sa. Probabile. Faccio body blocking anche qua, quindi sei felice? È da un po' che non ci metto mano, quindi... Con chi sono? Con Shield. Ciao. Bello. Come on! No. E levati, mi facci passare. Oh, ti spacco la faccia, Mi sa che ti faccio più male io, però vabbè. Aspetta. Money, ma ti servono i soldi, devi comprare le robe. Non posso manco comprarmi le munizioni per il fucile a pompa. Sono dimenticato di mettermi l'arco, mannaggia. Non ci serve. Ah, qua ti devo far salire. Zompa, No, non voglio andare da solo. Devi constatare che la chiave è lì. Sì, è qua. La come va? Tutto bene, Big, tutto bene. A te? Ti ha salutato, Big, comunque. Nel culo di sparo, esatto, culo. Do culo. Ma già quello non muore. Eccola le berte, prenditela. Spariamocela perché ti vedo con poca vita. Appena finito di lavare e va benissimo, grazie. Una volta ero arrivato nel punto dove uno zombie guidava il camion e ti investiva, non riuscivo a superarlo.
Non so come. No, povera, no! Non ti posso salvare. Guarda, pure se lo sparo a quella merda non si fa niente. In realtà hai preso lei palesemente. Non ti posso salvare, scusa. Chi è? Oh, ciao! Oh, ciao! T'ha schiattato la testa. Ma hai visto che l'ho palesemente preso con... Sì, ma non gli fai nulla al coltello. Non gli fai nulla. Oh! Oh, ciao! L'avevo sentito la merda. Vieni, frate, vieni. No. Bravo! E mo? La scena che ho fatto prima mi ricorda molto quella che hai fatto tu con Tomb Raider. Lo vedi questo? Vai. Bravo, bravo, schifo. Oh, vedi che qua ne arrivano alcuni sopra, ti consiglio di stare a vista. Adesso devo saltare, no? Sì, devi seguire, andare da là. Ok, la chiave e me ne vado. Non vi azzardate proprio ad avvicinarvi a Shield. C'ho anche dei tacchetti sexy con Shiva. Mi piace come quel costume di Shiva. Te gusta? Yes, sir. Sei un intenditore, allora. Soldi, soldi! Cash. La cosa bella che mi piace di sto gioco è che quando prendi una cosa va da entrambi. Ma che vuole questo? Che cazzo vuole? Sì, là. Però... me la so tolta la pistola. Così non c'è quasi sfizio. Granuta! Oh, prende, l'ammazziamo a quello là dentro. Lo prendo io. Perché se c'ho il lanciagranate? Non sprecarli i colpi del lanciagranate. Ma da qualche parte, se non sbaglio, c'era il primo coso blu. Però bisogna andare sopra prima, aspetta. Colpi del shot. Alleluia. Esistono allora in sto gioco. Qua ci sta un tesoro. Vogliamo un balcone. Colpi pistola non ci servono. Dovrebbe stare vicino a eccolo là. Allora, quindi li vedi. Di questi qua non me li lo spray. Lo prendo io. È giusto un posto. Il tesoro, se non sbaglio. Dica. Parli con lei. Allora. Eccolo qua. Non me li ricordo però i posti, tutti i posti di quello, Fissimo. Lo devi fare perché se non mi sbaglio ti dà dei bonus. Hurry! Hurry! Questa... Non si è mai capito chi fosse questa qua, raga. Una tippa. Soprattutto è che mica ci facesse una bionda lì. Cioè, non... Te lo devo proprio dire? Qua ci sta il fucile a bomba. Sì. E speriamo che ci sia qualche colpo per me. E se non sbaglio ci sta pure un altro coso blu. Un altro medaglione blu. No. Vabbè, non mi ricordo. Non mi ricordo, perché l'unico motivo che spiega quella scala è questo, perché sennò altrimenti non avrebbe senso. Ma quante fa salire? Dobbiamo fare i fiscali, ok. La tipa è la figlia del capitano. Hey, what's wrong?
Be careful, they may still be here. Mm. Io la lascerei Shield, però non lo so. Oh, sei tu che la stai tenendo, non io. Tanto che ci sto a fare se ci sta vivi con la Magnum? Ho levato i finocchi. Come si apriva quella porta? Dovrebbe starci la chiave da qualche parte. Cazzo fuori. Ce l'ho io la chiave comunque. Ah, allora dobbiamo aprire la porta del dove sta lo shotgun. Dica. Dopo. Necessitai qualcosa? Aspetta, quasi continua, vieni con me. Dove l'hai letta questa cosa, Asso, che quella è la figlia del capitano? Apri. Prendere lo shotgun e vendere. Aspetta, dopo te lo consegno e te lo vendi tu. No, tanto mi piace i tesori. Ce l'ho infinito lo shotgun. Sì, pariamo un po' con lo shotgun, eh. Dopo un po' lo dice. Ah, non me la ricordavo. Sai questa cosa? Mi stai dicendo una novità. Ah. Quanto sei cattivo, vivi. Poi mi dicono che sono razzista. Tu lo sai che sto gioco ha avuto problemi di... Sì, l'ho letto da qualche parte che in Africa non so cosa hanno cambiato almeno. Si sono lamentati che era razzista perché sparavi ai neri, vabbè. Certo. Giuseppe. Gli do il pistolone, ma è più preciso. Mi piace il pistolone. Razzista ai zombie. No, B, che questo gioco quando uscì veramente ebbe dei problemi legati a questa cosa che si ammazzavano appunto le persone di colore. Purtroppo il perbenismo è veramente stupido. Se non sbaglio, in alcune regioni d'Europa è stato pure vietato, sto dicendo. Cioè, in alcune zone del mondo. Cioè, fu vietato, ebbe dei problemi comunque. Io quando lessi la notizia mi veniva da ridere, perché dissi... Cioè, allora per esempio i giochi, tutti quelli là che giochiamo... Per esempio quando faccio il mame, che faccio quei picchiaduri a scorrimento dove meni anche le donne. Cioè, allora che... Esamina. Cos'è questa roba? Ha un odore orribile. È roba buona, bevi. Pensavo che scherzassi. No, B, che non scherzo. Tu bevi. Scusa, fratello. Scusa, ci fai passare? Grazie. Qua sta il coso blu, mi ricordo. Sta vicino al... vicino al coso, là. Tutto ammazzo sti cosi perché mi stanno sulle palle. Vicino al serbatoio. Eccolo là, vedi? Boom. La battiamo la scala o la lasciamo qua? No, boh. Cioè, emula, ma domani a che ora? Giusto per sapere, per ciao, regolarmi. Bellissimo. Ti saluto anche l'amore Shield. Ah, qua si raccoglie.
È finito? Volete uccidere il boss in fretta? Qui il boss e la gabbia attivata. Ma io l'ho già pistola magnumata. Che cioè, c'è bisogno manco di chiudere. Quello con lanciafiamme sta dicendo? Sì. Qua forse dice che è sua figlia. Chi ha fatto questo? Probabile. Qualcuno ci ha attaccato. Irving. Ha fatto fuori. Era un set-up. Siamo soli e te, Mulare. Va benissimo. Domani dalle allora facciamo così, verso le 3:30, domani pomeriggio ci sono disponibilissimi. Lui streama. Lo so che streama. Hey. Hey, hang in there. Alle 2. Alle 2 se non sbaglio è prima che tu inizi a streamare. 2:30, facciamo 2:15, 2:30. Kurt, you copy? Ha detto qualcosa della figlia per caso, non l'ho letto. No, ha detto solo che Irving è fuggito. Ah, qua sono stato idiota. Sono stato un vero idiota. What happened? Perché qua ci voleva il bazooka. Bazooka un colpo, bam, moriva. Invece con la pistola mi sa che lo devo via pistolettata e diventa un po' scassaminchi. Da qua da dove siamo venuti? Come on! Shodian, grazie per l'os. Ma che non partono gli avvisi? Come on! Chris! Hurry up! Chris! Si è dimenticato di mettermi il bazooka. No, possiamo fare la maniera normale, no? Nah, boh, via pistolettate. Ci mette un po' più di tempo, ma lo ammazza lo stesso. Col bazooka un colpo, boom, moriva. Vabbè, il bazooka è l'arma finale, Resident Evil. Ci ha capito già da ormai il secondo tempo. Mi serve una chiave. E chissà mai dove starà sta chiave. Stai chiamando? Chiamali, Sisk. Vieni, fratello, vieni. Allo? C'è qualcuno in the house? Oh my god, la chiave! La prendiamo, la lasciamo qui, vivi. Spaventiamoci prima i barili qua. Magari alle 16 ci finisco di streamare giusto in tempo, va bene. Ah, sì, va benissimo, anche alle 16. No, ho preso i colpi della pistola. Tanto è quando finisci tu ed è prima che parto io, quindi... Perfetto, emula. Prendo? Vai. Vai, prendi. Ma lo chiamo io o lo chiamo tu al tizio? Lo chiamo io, eh? Resta qua, no, non te muove. Fratello, dove sei, fratello? Ma non arriva? Ah, ecco. Questo, raga, quando lo fai normalmente il gioco è un cacacazzi che non avete idea. Allora, la prima volta è stato cacacazzi, poi quando capisci il metodo per ucciderlo. Babbo, il metodo che ho fatto io una volta... Non lo so, asso, ma penso di sì, perché è un gioco cooperativo, quindi... Sì. Che paura! I think that's what got Alpha team.
Scappa, scappa. Scappa, 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 scappa. Scappa, scappa, scappa. Butto il coso a terra, butto il coso a terra, butto, butto, butto. Sì, sì, sì. Vado a buttare l'altro? No, c'è bisogno. Non è problema, non è problema. Ciao Big, grazie per essere passato. Ciao. Non è problema, non ti preoccupare. Non è problema. Lo so, raga, è un po' un cheating questa cosa della Magnum. Però, come ho detto all'inizio, Scialla. Volevo fare una live perché è un gioco vecchio. Ci volevamo fare una cop scialla. Va. Tranquilla. Cioè, io sono già partito che avevo tutti i giubbotti, le armi. Per mostrare un po' il gioco, sì. Vabbè, è un gioco vecchio, l'ho finito centinaia di volte, quindi. L'avrei fatto easy comunque, perché tanto ho le munizioni infinite a priori, quindi. Qua ci sta un coso blu, lo sapevi? Con tutti i colpi di pistola che ci avresti messo addosso a quello. No, bastava chiudere la fornace e ciao. Beh, lo so. Ma quando uno non lo sa, aspetta, ma qua è il coso blu. Scusa. Vabbè, via via via. No, non è questo. Addio cadavere. Povero. Chi è? Povero cadavere. Marcus sviluppa il TV. L'altro, tra una cazzina e l'altra, si parla dei vecchi Resident Evil, come la storia, diciamo, ti spiega. Mi stai spiando? Maria! Let's go! Siamo già alla fine del primo capitolo. Non mi sbaglio. Ecco, per esempio, a veterano e che ragazzi fare la parte di Jill. Tratto per pigliare alcune cose devi fare. Aspetta. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Chris to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. Fino a qua. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait, we're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and are on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't! I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane! You ever get the feeling you're expendable? Sì. Poi ci dovrebbe essere anche. No, ho preso A. No. Perché spari col fucile a pompa, quello è. Non è preciso. Allora organizza. Vendi. Tieni, questi servono più a te che a me. Fucile a pompa te lo vuoi vendere? Vendilo tu. Però ti do i colpi, ti.
Pronto? Zombie con la balestra incendiare i cani che sbucano all'improvviso. Ma hai visto che arma sto usando? Sì. Lavagna. Cioè, l'hai visto l'Uroboros in quanto l'ho ucciso? Oh, pariamo un po'. Come? Cosa mi sono messo? Ho visto dove ti sei messo. Show me the machine gun. La madò! Heavy machine gun! La cosa antipatica di sta cosa è che non ti puoi muovere quando spari. No, no, ma a prescindere, Resident Evil 5 non puoi sparare se ti muovi. Oh, c'è un coso Cioè. blu! Questo si ottiene facendo tutto quanto S? Non mi ricordo. Mi pare che devi fare una roba con questa la mitraglietta. Cioè, l'hai già equipaggiata tu, eh? Colpi per il fucile, eccetera, eccetera. Un topo! Ucciso. Marco, ci sei ancora in chat? Perché se non mi sbaglio, forse lui lo si ricorda come si ottiene la minigun. Dai, è O più avanti, quando pillo. facciamo il combattimento contro il tizio incappucciato, non dico altro. Là, se non mi sbaglio, ci stanno pure delle cose da fare per avere ulteriori bonus, eccetera. E mi ricordo che l'abbiamo fatto insieme io e Pulp. E ci abbiamo buttato veramente il sangue per fare tutto. Ti ricordi, Pulp? Il sangue che ci abbiamo buttato. Che esagerazione che si volta questo. Che? Attenzione. Sì, la mia. Torna, 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 che questi rompono le palle. Preso. Godi a vedermi col pistolone. Ora anche Shield vorrebbe la minigun. Pianta. Che casino che fa sto. Che è? Zaino cargo, che cacchio è? Non dai una propulsione. Attenzione, attenzione. Se mi sbaglio sta l'erba rossa, no? Ah, lo spray proprio. Prendilo tu, va. Oh, ma sparatelo una cura, che sei un po' messo male. Te la dovevi fare tu, non io. Ah, te l'ha fatta. Mica così poco da me. Era lo spray quello, cioè l'erbetta, non era lo spray E allora medico. sta attento ai cani qua, perché qua stanno i cani che rompono. Vabbè, intanto ne ho due di spray, va. Zitto, zitto, non ballare proprio, cane di merda. Altri? Ti diverti, Shield? Sì, guarda. Sto divertendo molto. Woo! Con questo ci devo fare l'ultimo boss, se non mi pare. Da qua cosa si faceva? Ah, è là. Stai dicendo tu sai chi?
Ah no, no. No, là non serve molto. Quella sulla nave, il boss del livello della nave. Van Gulen. Dai, ti lascio il ciccione, dai. Voleva. Cazzo, ma lo prende pure attraverso la roccia. Tu stai fermo con quella moloto. Occhio, occhio. Faccio come no, mi metto a lottare durante il combattimento. Aia! Tutti morti? Colpi fucile a pompa. Dove, 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 dove? Ah, lì dietro. Faccio come il bot. Ah, qua è la parte dove sei arrivato tu, Asso, che c'è il camion che ti arriva contro. Aspetta, qua è meglio mettermi però. Così lo facciamo con una sola botta. Non mi salta. Perché sei pesante. Chi ne vuole un po', eh? Va, divertiti tu, dai, se no fini. Ti sgazzi solo la minchia gioca. Io ammazzo quelli con la balestra, però, che rompono le scatole. Lo calpestiamo! Dica! Che vuole? Ma non usare il fucile a pompa, è impreciso. Cartucce del fucile a pompa, qua. Quanto ingombra la minigun, no? Porca miseria. Tu non vedi Chris, vedi praticamente la scatola camminare. Esatto. Poi senti pure sempre sto coso. Tum, 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 tum. Deve scendere dalle scale a destra adesso. Mm-mm. Qua ci sta il coso blu sotto al ponte. Holy morte. Ma sta parte fatta solo con la pistola di uno scassaturo di minchia. Per cui se non mi sbaglio c'è una luce che caccia un diamante. E più avanti. Money, siamo ricchi. Money, money, money.
Quella scatola è la porta munizioni del minigun, asso. È del minigun, vedi? My God. Something's coming. Watch out! Ammazzalo, questi si alzano. Qua allora doveva essere la luce col diamante dentro. Nemmeno. Boh. O me lo devo togliere sta minigun però, ma veramente, ma rotti coglioni. Non vedo Chris, porca miseria. Qua lo sai che c'è la roba nell'acqua? No. Questo si vede, però ce ne sono anche alcuni che non si vedono, tipo mi pare nell'angolo qua. Eccolo qua, vedi? Oh, il morettere è vivo. Scusami, ma allora secondo te come faccio a stare tutto al massimo, tutto mega pompato, eccetera? Ah, qua è da dove siamo venuti. Erba! Non posso prenderlo. Wow, c'ho lo spray. Qua dopo ti faccio vedere una cosa. Poi ti faccio vedere, allora ammazziamo prima sì. E poi una granata assordente? No, no. Ti faccio vedere come si prende un coso blu. Cioè dove sta? Allora, questo serve. Vedi quella scatola lì? Tu non l'hai mai presa, scommetto. Che scatola? La vedi? Quella dei tesori, la vedi? Ah, non l'hai mai presa, deduco. Non me lo ricordo neanche, sai. Guarda qua dove sta un coso blu. Lo vedi? Io avrei nascosto un po' di più, sai. Si fa così quella scatola lì. No, mi sa che non va. Ah, sì, invece è andato, eh. Si fa esplodere. E si prende il topazio. Wow. Hashtag impara con Vivisector. Ma io e Dvalpo ci siamo messi seriamente. Se c'ha la chiave appeso. Ok. Sì, bla 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 ogni volta sta scena. Non uscire, non uscire. A chi esce? Sei ancora vivo? Non più. Azione di pistola. Può uscire?
Ah, mortacci tua. Aia, 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 aia. Vieni, vicino a me. Ma perché se non sono parti speciali, i zombie sembrano solo persone di colore? In che senso se non sono parti speciali, i zombie sembrano solo persone di colore? Perché è ambientato in Africa il gioco, no? Qua doveva starci. Un coso blu da prendere, non so. Non mi ricordo dov'è. Non mi ricordo. Sto vicino a qualche palo della luce, no. Dica? Dopo. La cacca? Ma niente. Tipo clip come prima la bionda. Più che altro ti devi chiedere che cacchio ci facesse una bionda qui. Però vabbè, tu mi hai detto che è il capitano. Ma pure se il tuo pazzo è nascosto. Vai, ce ne sta uno qua. No, aspetta. Vabbè. Sotto la barca. Eccolo qua. L'oro. Nada. Deve essere... Desidera? Guarda le bastate che mi schiva. Ma vedi di farci male a noi, cretino. E questo come ci è arrivato qua? Qua c'è l'arma. Munizioni mitra. Qua me lo ricordo dove sta il coso blu. Cazzo, ha spaccato la scala? No. Essere lì. Qua c'era l'arma, no? E zitto. Eccolo qua. Questo ce l'hai, questo? Fucile da cecco. Yep. Dica. Oh. Oh. Allora. Però vedi, anche senza le munizioni infinite non avremmo avuto poi chissà che tante difficoltà, perché comunque abbiamo già tutte le... avremmo potuto giocare il gioco da capo e farlo a nato.
Ah, qua stanno i quick time. Ah. Lo so, Vivi, quindi io qua ti chiedo già scusa perché io sono sempre morto innumerevoli volte nei quick time assieme al mio amico. Quindi, vai tu. Qua ci dovrebbe essere un'altra boss fight, per modo di dire, no? Dovrebbe starci quello con la motosega, mi sa. Che quello non si può ammazzare, giusto? Come vuoi. Più che altro non devi stare vicino perché sennò ti ammazza con colpo. Ah, la festa di tua sorella. Una motosega? Un po' di solito come utensile da cucina. Sono le munizioni del fucile qua. Penso che ti servono quelle da cecchino. No, quelle del fucile a pompa. Sono quelle del cecchino no, non ti servono? No, non ce l'ho il cecchino equipaggiato. Vabbè, dico, non ti servono in generale. Fucile a pompa, eccole qua. Quelle del pompa sono al massimo per adesso. Te le prendo io, dopo te le consegno. Prendo pure questo. Uscio d'aperto. Granuta! No, granuta. Sto pieno. Madonna, come li odio. Sto accendendo la e ci gioco anche io. Wow, mi fa piacere aver fatto Nirvo. Vuoi salire lì sopra? Vabbè, sali, va. Che devo fare? Non ci fanno niente. Occhio, non farti colpire, che sennò non ti posso aiutare. Ciao, no, SP! Io scendo vivo. Cai a cazzi. Ole. Mamma mia, sti cosi che volano. Mi fate sprecare i colpi. Stai provando PUBG? Come va? Vivi ormai è campione intercontinentale di PUBG. Aia. Oddio, quanti? Morite. Morite, grazie. Ciao. Vero, Vivi? Buono. Wow, capo e porta ha fatto. Ha fatto capo e porta, questo. Hai visto? Boom. Ma nel cesso, se non mi sbaglio, ce n'è uno. Infatti. E stava cagando, però. Ti stava lavando più che altro. Adesso sono docce. Piantina rossa. Che serve? Allora. Ti scottenno. Bravo! Ah, qua è bella, mo, Cosa? Dico, qua te la vedrai brutta da solo. No, non voglio. Questa è la parte dei due garage che ci separiamo? Yes. No, festa di tua sorella, meno male che non mi ha preso. Ma è vero che tu mi coprirai da lontano? Ci provo, qua sta una granuta. Sì, io credo che si potevano coprire a vicenda da qua. Sì, ti posso coprire, però... Devi comunque cavarti una kill, l'hai fatta. Vabbè, una kill tutti la facciamo. Guarda qua dove sta un coso là, come si chiama? Coso blu, lo vedi? Sì. Lo vedi? Allora. Sei pronto? Vada. No. Ale!
checkpoint. Ma è Prada, non ci voglio andare là sotto. Dai, fai presto ad aprire il coso e... Se c'è fucile a pompa li fai avvicinare, così gli fai un male cane subito. Carico. Dai, ne ho appena fatti fuori tre che stavano per entrare. È un casino sto gioco. No, SP non è un casino, è bellissimo. Ok, sono giù. Apri, apri. Vai, vai, vai. Vuoi chiamare tu l'amichetto con la motosega? No, cavolo tu. Da quanto ho capito, che quello mi fa secco, pure a me mi fa se non so. Lo so, ma tu sei più bravo. È bravo, capirai. Sto... Mannaggia. Boom. Dica, dopo. Va bene, ok, ciao. Cos'ha la malafare? Dai, arrivo, fratello, arrivo. Aspetta, fammi una cosa. Ah, ok, si gira subito così, ok. No, 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 stavo tenendo a mente il pulsante. Ah, giusto, sì, per allontanarmi, capito? No, shift dietro, per girarmi subito e scappare. Eccolo lì, il fumarol. Come lo odio questo, come lo odio. Sì, 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 sì. Dica. Corri. Dopo, certo. Dai, rialzati, perché tanto lo so che ti rialzi, pezzo di merda. Ah no, è morto diretto, ok. Può andare? Ah no, ecco che si rialza. Shield, aiuto, Shield, ammazzalo tu, non mi va di sparargli, sprecagli. Vabbè, non ti faccio cagare in mano, vabbè. Come? I colpi per il fucile a pompa. Sto pieno. Sta parte, raga, fatta, diciamo, normalmente un incubo. Sì, dovevi scappare. Dovevi soffrire, non scappare. Innanzitutto devi sperare che Shiva riuscisse a scendere da là sotto da sola. No, vabbè, io sto parlando, l'ho fatto sempre in coppa sto gioco, mai col bot. Quindi. Oro! Money! Ma ci sono i motociclisti? Ci stanno i cassacazzisti, ci stanno. Un corvo. Pua! Mamma mia. In quick time no, vivi, ti prego. Poi Cristo qua mi spiegherà come farà a fare tutte le schivate con quel coso dietro alla schiena. Non ce l'ha, infatti. Spara, Shield!
Sì, il mio amore. Negretto. Tutti i giochi dicono che gli zombie sono stupidi. Qui sanno pure guidare. Ma questi sono infetti, non sono zombie. Infatti questi non si chiamano zombie, ma si chiamano... Man, am I glad to see you guys. Delta Team Captain Stone. Chris Redfield. Shiva. Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. Questi non sono morti viventi, sono controllati dal parassita. Sono infetti. Non sono proprio zombie. È come Left 4 Dead. Diciamo che il cervello non gli è andato in pappa. Anzi, è... È iperattivo il cervello di questi. Shit! Vecchi ricordi. Ma quasi capisce perché Jill c'ha la tomba. Chris, are you alright? This picture, it's... forget it. Come non lo sapevi? Scusa, non vedi che pure all'inizio fede gli mettono quel parassita in bocca alle persone? Ho preso due A sto giro. Ho preso l'A perché mi sono messo a sparare con la Gatling, perciò. Come me tanto c'ho già la S piazzata, quindi... Chi se ne... Allora, Gatling... Vuoi continuare o facciamo l'ultimo livello? Noi possiamo continuare. Cioè intendo perché adesso facciamo l'ultimo livello così completiamo il primo capitolo e... dalla prossima passiamo direttamente al secondo. Non ho capito. Cioè intendevo... Non so se... Tu se devi andare o cosa. No, possiamo continuare, vai, vai. Allora, queste te le do. Comunque le armi dovresti venderle tu, eh. Se ti fai i soldi ti potenzi quelle che hai. Perché se le potenzi tutte al un'arma, se la potenzi tutta al massimo, di quell'arma poi hai le munizioni infinite. Allora aspetta, c'ho 50.000, potrei potenziare il pompa, sai? Sto aggiornando il gioco, tra un po' inizio a giocare. Grandissimo asso che ti ho fatto io. Hai acquistato tutti quanti i potenziamenti massimi per quest'arma. Dovrebbe avere le munizioni infinite, mo. Di quale arma? Del pompa. Sposta qualcosa, dai, che ti consegno se due cose qua. Ah, quello l'arco lo usa solo Shiva, quindi io non lo posso prendere. La Magnum non ce l'hai? Sai che non lo so. Potenzia di quella. E porta questo, eh. Come faccio a metterlo nell'altro inventario? Rimuovi devi fare. Ah, rimuovi. Vai in automatico nell'inventario. E rimuovi qua, non lo segna, cioè sposta dettagli? No. Se premi invio sull'arma, rimuovi. Il primo scemo io. Oh, questo a te. Non ci gioco perché da solo mi cago, ma con te l'avevi detto con 100 compagni, ok. Devi colpire il mitra che ti ho passato, che ti ho dato per sbaglio. Sì, te li do tutti a te i colpi. Vabbè. Questo a te.
Boh, io sono cosa così. Levati qualche altra cosa. Ok. Vendi. Portati solo un pacchetto di fucile a pompa, che tanto in modo dovresti averlo infinito. Infinito. L'ha dato anche gli altri, no? O per sicurezza lo tengo. Ma guarda, intanto levati, fai un po' di spazio, levati il lanciagranate. Ma non si sa mai. Bibi. Ma li spappolo io. Ma voglio fare qualcosa Sì, c'ho anch'io. talmente tanta roba che mi sono fatto un lanciagranate equipaggiato con ogni tipo di proiettile. Andiamo? Però aspetta, sul lanciagranate mi manca quello là equipaggiato col proiettile incendiari. Allora, il tesoro, fammi vedere due tesori qua. Cioè. Oh, dai un po' di cash anche a me, no? Quello c'è una missione, quella là nelle grotte. Te la devi fare a ripetizione perché là si trovano miliardi di topazi e ti fai i soldi per potenziare le armi. L'arco lo usa solo Shiva, non lo posso usare. Quindi le armi speciali non le puoi passare a me, tipo l'arco? No, mi sa che non te lo posso dare perché. A me non me la dà le munizioni infinite comunque. Strano. Sicuro che le ha potenziate al massimo col fucile a pompa. Diceva, qui sono tutti quanti i potenziamenti disponibili per quest'arma. Vabbè. Voleva lui saltarmi addosso. Oddio, dietro. Sali, sali. Poi ci sta un coso blu. Lo vedi sulla torretta elettrica, lo vedi? Sì. Accuccio. Ah, porca miseria. Carico. Ecco. Ma io i soldi perdo tempo a prenderli solo per te, Anche eh. Ti ho il detto dolce. tanto. Fucile a pompa, io munizioni. Qua ci sta un aracnide. Ci deve essere un coso dove uno si arrampica. Ah, aspetta. Giusto, così. Mi ricordo quante volte l'ho presa sta bombata in faccia, mamma mia. Vado io, va, così non ti faccio fare il quick time event.
Può andare? Sì, oh, vedi che là dietro, se non mi sbaglio, ci so che cosa da prendere, esatto. Era solo quello, solo quello. Hurry! Hurry! Okay. Strano, sai che non ti dà le munizioni infinite? Non lo so perché. No, eppure l'ho potenziata al massimo il fucile a pompa. Ovviamente portalo tu la torcia, dai. Andiamo. Stavo combinando le robe. Allora, aspetta, qua se non mi sbaglio ci stanno dei diamanti da prendere. Salute. Illumina, girati, illumina sopra. Qua? Sta avanti allora, vieni. Eccolo là. Oh, lo so a memoria, guarda. Shield. What? Mi pare giusto che la cosa debba essere fatta anche qui. Esatto. Però non è efficace quanto PUBG. Dici, proviamo. No? No, non tanto fastidioso come PUBG. Non è da distacco della retina come PUBG. È più come se un fulmine ti colpisse. E vedi tutto quanto blu. Illumina sopra. Ok, la so. Vieni. Poi c'è un coso blu, lo sapevi? No, e lo vedo. Crolla sulla destra. Il diamante è là. Dopo. Questi con la pistola, madonna. Ma ti dà una notifica ogni volta che uno scrive, no? Non vedo un cazzo, illumina. Sto illuminando. Vieni di qua un attimo. No, l'ho posata. Ah, i serpenti. Ecco, lo vedi? Dov'è? È qua. Oh, me merda, dove sei? Non lo vedi lì? Ecco. Un luogo buono, ottimo. Toc, toc. Buono. Questo luogo, per esempio, io non lo sapevo. Come non lo sapevo? Cioè, non sapevo che i serpenti droppavano le uova. Come no? No. Ragazzi, notate come l'apporto di Shield è veramente tanto. Questa è una stanza da andare a prendere. Ecco qua. Vedi, c'è come abbiamo fatto il mio amico in questo pezzo. Lo so tutto. Corri, ignora tutto. Volevi! Okay. Cosa? Colpi pistola, ma proprio no. Scarta. Corri e spara tutto, esci veloce. Se gioca uno spagnolo? È molto giocato ancora questo. Gira. Io? Aspetta.
Aspetta, 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 giro io. Passa tu perché dopo devo combattere, almeno faccio più presto. Mi lasci la torcia girata verso di me. La lasci a terra. Così? Ti vendo aprì, Dove sta? Sta là la leva, la vedi? Qui? Avanza, avanza. Davanti a te la vedi. Ah, sì, sì. Molla, molla. Allora, qua dobbiamo... Dobbiamo proprio veramente salire. Fare come hai detto tu, perché ci sono quelli che tirano... Oh merda. Si sale? Ah, eccola, lo sapevo. Grazie. Ma attento ai cosi questi che tirano le... Le bombe, che questi sono bastardi. Certo, però. Dove si saliva, mannaggia la miseria. Qua c'è la scala, non la vedi qua a sinistra? Eccola là, sì. Basta tirare robe, tu. Poi, dov'è l'altro? Ci sta un diamante da prendere. Sono tutti morti? Quello là. Vedi il rubino? Ma? L'ho preso. Stava nella palla quella là di destra. Qua nell'ingranaggio di destra. O tu non ti sei curato? Ho dato un po'. Era solo l'erba. Ho trovato erbe rosse. Ce l'avevi l'erba rossa. Mitra. Come faccio a mettere il mirino come il tuo? In che senso il mirino come il mio? Perché? Cioè, si può cambiare il mirino? No, infatti no. Non si può cambiare il mirino. Non la capisco questa cosa. Magari la Magnum ha un mirino diverso rispetto ad altre armi. C'è la pietra. Sempre alle lampadine. Occhio, ha tirato la bomba. Hai un laser? Vabbè, l'arma, forse la pistola, se non sbaglio, c'ha il laser sopra. Ma dov'era la lampadina che c'è? Forse solo in quel livello delle... Dove eravamo prima? Tesori. No, a livello dei tesori, che sono le luci che ti droppano appunto i tesori. Granuto. Andiamo. Granuto. La storia del progresso di giocare di virus G non si è più vista. Oh, questa porta me la ricordo. Un cecchino, vieni qua, vedi. Combino. Oh,
you must be Irving. Wow, perceptive, aren't ya? You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum terrorists. Oh, I'm not like them. I'm a businessman with standards. Drop the weapon. Or, how about you drop yours? Ya, con budget all'arma. Dobbiamo far fuori quello che sale sulla Gatling. Sì. Great. Looks like Irving has a partner. There must be something here he didn't want us to see. What is it? Look at this. The oil field. That's in the marshlands. Delta team, Chris here. We located Irving, but he got away. Do you know where he went? We think he's heading for an oil field in the marshlands. Okay, I'm sending someone after him now. I need you two to head back this way. Roger that. Ah, ma io il cecchino non ce l'ho al massimo. Ok, ho ucciso quello con la Gatling. Molla la Gatling, non ti permette proprio di andare. No! Ok. Qua ci sono munizioni per il cecchino, Vivi. Non servono più. Li ho tirati giù, li ho tirati giù. Non mi ricordavo perché il cecchino non ce l'ho infinito. Non l'ho potenziato al massimo, dopo devo controllare. Sta parte pure caga ragazzi. Allora qua facciamo cadere il luccicoso. Lo sapevi che qui dentro c'è un nemico? C'è un nemico? Toc toc. Toc toc. Adesso provo a bussare io. Se non sbaglio, se ti allontani un po' esce. Eccolo là. Dobbiamo stare attenti a questi bastardi qua.
Per andare a prendere quel sbrilluccicoso uno muore sempre. Prendilo tu e buttati subito. Beh, qua solito cosa? Filmato con i nemici che arrivano. Sbrilluccicoso okay. Qua sopra, sì. Ci provo, eh. Prendilo già sta a terra e buttati subito giù. Buttati, buttati. Fatto. No! No! Da merda! Aiutami! Madonna mia, sta parte, questa è pericolosa a livello esperto. Che l'ho preso quello con la bomba, avanza! Ah, ce la stiamo cavando bene però. Insomma, quasi ucciso. Non sei morto però. Vieni, 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 tanto cose infinite, buttiamo un solo giù. No! Colpi pompa. Oh! Ma lì mortacci tua. Via. We did it! Stai attento qua, eh. Sì, non so cosa... Mi ricordo già cosa c'è. Caga cazzo c'è. Se in teoria bisogna tirargli la granota, si gira lo spara. Ciao fratello! Cos'è quello? Ma che chiedi a fare? Che chiedi a fare? Non lo vedi anche... che cos'è? È un anche coso. Questo lo batterai in 3 secondi come minimo. Sì, sì. Fa male? Dalle prossime 2 missioni a veterano sono veramente una rottura di cazzo, eh. Dico. Dopo la parte con la Gatling? Sia quella la parte con la Gatling che quella poi col boss. È veramente una rottura di balle farla con la difficoltà veterano.
Fatemi accendermi la luce, va? Fine del capitolo 2-2, quindi dovremo iniziare poi il 3-1. Allora... Vecchi me... Dicevi? Ce l'ho potenziato tutto il fucile di precisione, perché... Perché non me lo... Non me lo dà infinito. Vabbè, comunque. Vendi tutto tu, che a te... Perché non me lo fa consegnare? Perché non me lo fa... Ah, le armi mi sa che non te le posso consegnare. No. Comunque a me mi ricordo quando facevo sta parte. Aspetta, tu c'hai L-Hawk, giusto? Che c'ho? La pistola, no? Sì. Allora posso acquistarla anch'io la Magnum. Ma quella si trova, se non sbaglio. No, non mi ricordo, so che ho venduto un po' di roba. Però lo posso acquistare. Si trova nel gioco. Comunque dicevo, mi ricordo questa parte di sto boss qua, che tu buttavi il sangue perché dovevi piazzare le mine, tirargli la granata per farlo girare. Poi fate nel filmato, gli tira così due colpi a caso, che tra l'altro quella è una corazza, tu gli devi sparare solo nella coda. Tira due colpi a caso e le abbatte. Madonna, che nervi! Ah. Lo ricordo benissimo. Non lo ricordo. Levala un'arma, è inutile che ti porti tutto appresso. Ma non si sa mai. Ma non vedi che li massacro? Lo so, però. Ma un giorno non servirà il lanciato shield, perché non hai preso il lanciagranate? O mi sbaglio? Guarda, proviamo questa col mitragliatore a... veterano, ma veramente una rottura di coglioni allucinante. Sto vendendo un po' di tesori, sì. So che non mi servirebbe fare, però vabbè, facciamo vedere un po' come funziona. Adesso ho talmente tanta roba che mi tengo una pietra pure comunque in più, però, per ogni cosa. Per avere lo sfizio di avere tutto. Vivi, lasciami il controllo. Vivi, lasciami il controllo. Ho mia di so... collezionismo, più che altro. No, è mia di controllo. Non so che cazzo dire. I heard about Irving. Tough break. Yes, but there will be other opportunities. Shove it to headquarters. This is headquarters. What's your situation? There's a high probability that Irving is on his way to an oil field in the marshlands. We're rejoining Delta Team and heading there now. Understood. We got company. They don't let up, do they? Tutto questo è una delle missioni dove è molto di... molto difficile prendere la S. Got some sharp curves up ahead! Hold on tight! Che palle sti... Delta Team, I just received word from HQ. Based on the data you uploaded from that hard drive, most of the townspeople have been infected by parasites known as Las Plagas. The data refers to the infected as Magini. What does all this have to do with Ouroboros? You got me. They didn't see. Looks like the only way we're getting answers is from Irving. Ha! Ancora.
basta. La miseria. Vedi perché è difficile questo. Allora, quando arriva il camion, gli sparo io. Tu spara sempre a quelli morti. Okay. Soprattutto a quelli vicini. Perché sennò moriamo. Con questi? We're under attack. There are too many of them to handle. Reinforcements are en route. Hold your position until they arrive. Repeat, hold your position. Pick up the pace. Quanti morto? Azzardare. No, no. Camion, camion! Sei andato? Oh! Minchia, ma ci stanno a uccidere però! There's no getting past that truck unless you two do something about it! Cosa mi ha preso, raga? Cosa mi ha fatto? Ma... Nice! Oh, pensavo fossimo esplosi noi. Ah, però mi sa che per una volta esplodiamo di sicuro. Sai? Spari ai guidatori. Ce l'abbiamo fatta? Ciao Asso, grazie per essere stato in mia compagnia. Se vuoi ripassare trovi gli orari in basso sotto la dicitura schedule. Cretino. We did it. No, non è stata così tanto difficile. Pensavo, no? Peggio, infatti. Mo qua sarà una pugnalata proprio nei coglioni. What could have done this? Genio lui che rimane lì in mezzo e non scappa. Ciao amico. Sì, sì.
Sparagli alla testa. Ok, bisogna far ricaricare un attimo il surriscaldare la machine gun. Che tu fai? Annaccia, no. Sto FV scomodo da fa. Devi premere FV, è scomodissimo, mannaggia. Sì. Altro? Non mi becchi. Madonna, questo quanto è caga, cazzo. FV del manga. Ancora, mi sa che non sopravviviamo. Mi sa. Soprattutto quando tira la roccia è difficile. Aiuto, cura critica. Perché cavolo non... Mi sei surriscaldata la no, dico, perché non si è fatto nulla? L'ho sparato in faccia. Ma... Cambo, ma dobbiamo pensare ai nemici, a sta cosa. Che cazzo. Tutto da capo? Mm. Tu gli spara all'insetto. Oh.
Lo sai che gli devi sparare alla faccia, sì, per fargli il danno. Io sto sparando alla faccia. Basta, calma, devi fai raffreddare il coso. Approfitta per questo. Zucca. Non lo vedo. Sta buono, sta. Sì, ce l'abbiamo fatta, me lo ricordavo più difficile. C'è anche morto una volta, però. Eh beh, mi ricordo quando ci ho provato la prima volta a Pederano, sono morto 27 volte. Andiamo troppo bro. Yeah. Ah, si è preso adesso sta missione, stai a posto. Ma col cazzo abbiamo preso adesso in questa missione? Josh. Sheva, you don't have to do this. You can still back out. What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. That woman in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Ti piace, Jill, Cri? Wait! You're not going alone. We are not going alone. Chris! I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. Che dolce. These are my people that are dying here. Are you sure about this? A second ago, you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. To the end. Now let's get moving. Shiva. Ah, me la ricordo sta parte. Poi vengono le missioni quelle con i cocco brutti. Ciao Mike, buonasera. Sei venuto proprio nel time preciso che vado a cena. S. Hai preso la S e qua stai a posto. Soprattutto a veterani. Allora, ci dobbiamo ricordare capitolo 2-3, quindi devo metterlo 2-4-3-1. 2-3, mi sa che 3-1 devi mettere, sai? Allora, per uscire da qua, usciamo subito, ah, vai, però intanto poi ti organizzi la prossima volta. Sì, sì. Quanto pronto? Pronto, pronto. Ah, ok. Oh, la creatura del coglione sta missione. Poi ci stai lanciamissili, lo sai? What happened to your no. Partner? Jill and I were pursuing a man named Albert Wesker. Zio e Wesker. Che palle. Wesker. He was a top official. E dopo venire a farti qualche partita a PUBG, ti aspetto. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then we've been trying to track him down.
Then a few years ago, we got a tip from a reliable source. The whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. Ma se salto, mi pare che poi la prossima volta lo possiamo rivedere, giusto? Mi sa di sì. Sì, sì, infatti, salto. Tre uno. Sì. Paludi. Anche sto livello qua è buono a rifarlo sempre per i soldi. Salvatore su in corso, ok. Sovraccaricare il collegamento allo stato corrente? Sì che voglio sovrascrivere. Che scemo. And that's... Bene ragazzi, io vado a cenare un attimo, ci rivediamo subitissimo con PUBG. Ringrazio Shield per questa coop. Grazie a te. Penso, non lo so, non voglio forzarlo. Ci rivediamo a breve. Ciao Asso, stavo andando a cenare, però non chiudo la live, lascio acceso con un po' di musica. Io ragazzi vi invito un'ultima volta come sempre a passare al mio canale Twitch che trovate il link in descrizione. Sul mio canale Twitch poi in basso alla live trovate anche una mia piccola biografia. Trovate i miei social, trovate tutto, trovate anche qualcosa sotto i video YouTube. Io sono VSector, sono un gamer prima che uno streamer. Mi diverto a fare varietà retro e cooperative. Faccio anche multiplayer, infatti dopo facciamo PUBG. Grazie ancora. Come si dice? Stay nerd. Stay pizza. Bravo. Bravo il mio brother. Odin. All protect my brother forever and ever.